Pre-partita di Proger Chieti, dinamica generale Mantova con il play biancorosso Carlo Fumagalli. Carlo, domenica è arrivata la sesta vittoria nelle ultime sette gare per gli Stinks contro Matera, la più larga di questa stagione, 92-60, come ha sottolineato il coach in conferenza stampa nel post partita e anche a speak and roll. Quello che più importa di questa partita, al di là del risultato che all'apparenza comunque al vigilia era abbastanza scontato, è stato il fatto che, a differenza dell'altra, la grande vittoria contro Iesi, in questo caso la dinamica non ha concesso dei minuti alla ma ha dominato dall'inizio alla fine. Sì, esattamente, abbiamo impresso subito la nostra andatura alla partita e l'abbiamo mantenuta fino alla fine, quindi ottima prestazione e sesta vittoria nelle ultime sette gare, molto importante. Stai attraversando anche un periodo di particolare utilizzo, diciamo, quando sei stato chiamato in causa nelle ultime partite ti sei sempre fatto trovare pronto, hai dispensato punti, hai realizzato anche diversi punti nei tuoi 5, 7, 8 minuti a partita e hai anche recuperato diversi palloni, insomma in un qualche modo sei sempre stato utile, ti sei sempre fatto trovare pronto alla chiamata del coach. Rispetto ad inizio stagione ti senti migliorato sotto i fondamentali sia tecnici che mentali e ti chiedo in quali di questi fondamentali? Allora, diciamo che soprattutto dal punto di vista mentale è complicata la stagione, è lunga, è un'esperienza nuova e mi sto rafforzando molto perché devo affrontare appunto le panchine e poi essere messo in gioco, cosa che non ero abituato a fare. E spero di essere sempre meglio, migliorare la mia reattività dalla panchina che mi manca, però ultimamente sto sempre facendo un passo in più, quindi sono fiducioso di fare sempre meglio e diciamo ho anche voglia. La prossima settimana inizierà con Chieti, poi ci sarà Treviglio mercoledì al Palabam e domenica 21 Iesi. Tre partite, come si approcciano? Sono tre partite complicate perché propongono situazioni tattiche e tecniche diverse dalle ultime partite. Stiamo già lavorando in palestra negli ultimi allenamenti per sistemare cose che abbiamo fatto meno bene e cose che ci proporranno le nuove squadre. Sono tre partite in breve tempo, quindi dobbiamo essere pronti e giocarle tutte e tre con mentalità. Si giocherà la prima contro la Proger in trasferta, una Proger che dicevamo del buon periodo della dinamica, ma anche la Chieti ne sta affrontando uno molto buono, 5 vittorie nelle ultime 7 gare, l'ultima che ha suscitato un po' di sorpresa, quella contro Brescia 77-92, che è stata anche la miglior prestazione di Lillov con 24 punti, la guardia bulgara di Chieti. Che partita ti aspetti questa domenica? Come l'andata sarà una partita strana, complicata, loro propongono molte situazioni tattiche differenti dal resto delle squadre e dobbiamo essere attenti e fare una partita un po' diversa da quella dell'andata. Diciamo che l'andata non avevamo dimostrato quello che ultimamente stiamo facendo, cioè di poter imporre il nostro ritmo e speriamo invece di farlo fin da subito e quindi portare la partita dalla nostra parte.